contesto di Villa Pisani, il Museo Nazionale di Stato, ospita la mostra di Roberto Miniati, che segue appunto un'altra iniziativa molto importante che si è svolta l'anno scorso a Pieve di Cento al Museo Maggi del Novecento. Questo contesto prestigioso offre l'opportunità all'artista romano di esporre 45 opere selezionate degli ultimi anni, con una diversità di intenti, con una diversità di temi, che vanno dal più classico della rappresentazione pittorica di Miniati, che è quella che mi si offre anche alle mie spalle, e invece anche dei quadri che sono più relativi a un'indagine storico-artistica. Apelle, artista vissuto nel 30 avanti Cristo, viene considerato il più grande artista di quel periodo. Nulla ci è arrivato purtroppo a testimonianze del suo lavoro. Plinio il Vecchio ci racconta nei suoi scritti che usava rispondere a chi gli domandasse, gli chiedesse il perché di tale bravura, con una frase: nulla dies sine linea, nessun giorno senza lavoro, senza dipingere. Quindi arte, passione, esercizio. Questa è la mia casa, è anche il titolo del quadro. La mia casa perché è fatta di colori, di pittura, di segni, ed è un po' il mio mondo, il mondo di chi ha scelto di dipingere e di ritrovare in segni, in colori, il proprio habitat. Questa è la mia casa. Sensibilità e anche una notevole capacità tecnica.
maris fructum, il nostro inconscio con i limiti, super tellurem roboratam, la nostra terra dura dove poggiamo i piedi ogni giorno, infimamente immensitate nel cielo immenso, il pensiero libero. Tre elementi, cielo, terra e acqua, indivisibili, ma reciproci. In questa meravigliosa villa esiste un mistero, il mistero del labirinto. Una pittura dove ci si perde, ci si ritrova, ci si perde tra segni, colori, contrasti, emozioni, ma alla fine c'è sempre una via d'uscita.